Giovanni aveva avuto la possibilità di ricevere gli incarichi più prestigiosi in America, ma non ci è andato perché dicevano se se ne vanno quelli che lottano per la nostra terra e allora la nostra terra resterà sola. Ecco, vedete ragazzi, questi sono valori in cui credeva lo Stato e soprattutto la democrazia. La libertà, l'importanza delle istituzioni democratiche. Quando Luis Fri, grande amico di Giovanni, che iniziò, era allora giovane magistrato, assieme a Giuliani, fecero quella bellissima inchiesta negli anni, all'inizio degli anni Ottanta, che fu chiamata l'inchiesta della Pizza Connection, no? Questo Luis Fri, che era un giovanissimo magistrato di 24 anni, si innamorò di Giovanni. Si innamorò della figura di questo magistrato che non faceva altro che non faceva turismo giudiziario, anzi, anche se fu accusato di fare turismo giudiziario, questo giovane magistrato che viene ogni anno ancora a Palermo il 23 maggio per assistere alla messa in memoria di Giovanni, questo giovane magistrato quando diventò il capo dell'FBI, il direttore dell'FBI nominato da Clinton nel 93, nel 94 mi telefona per dirmi che voleva fare un monumento di Giovanni a Quantico, che è l'accademia dove lavorano, dove studiano gli agenti dell'FBI. Pensate ragazzi, in questo immenso parco dove lavorano e studiano questi agenti, ci sono solo due monumenti, uno a Jefferson e uno a Giovanni Falcone.